cambiamento climatico porta tutta una serie di minacce, diciamo, all'agricoltura oggigiorno. Ad esempio, e tutti se ne sono accorti, attraversiamo periodi di siccità, periodi di freddo, periodi di caldo, periodi di grande pioggia, quindi di inondazione, e le piante che noi coltiviamo devono quindi essere in grado di tollerare e superare tutti questi avvenimenti, no? che ovviamente vanno a colpire quella che è la produzione agricola. Inoltre, i cambiamenti di temperatura spostano quelle che sono le coltivazioni tipiche di una certa zona in zone più a nord, perché adesso il nord Europa, ad esempio, è diventato più caldo, quindi è possibile, se la cosa continuerà così, ad esempio, coltivare nel nord Europa il mais, che è una pianta che non si è mai potuta coltivare a nord. Per cercare di raggiungere questi obiettivi, che è quello di rendere le piante più tolleranti agli stress, più tolleranti agli stress ambientali, la ricerca, soprattutto noi genetisti, utilizziamo tutte le tecniche che abbiamo a disposizione. Quindi, ad esempio, andiamo a cercare tutti quelli mutanti, quelle varianti che sono in grado di tollerare, ad esempio, la siccità. Per far questo però bisogna fare un passo indietro prima, studiare bene quello che è il metabolismo, i processi molecolari che avvengono all'interno della pianta quando una pianta viene sottoposta, ad esempio, a uno stress idrico, alla siccità, capire questi meccanismi e poi dopo andare ad agire su quei geni che sono responsabili di una risposta favorevole, quindi di una tolleranza alla scarsità di acqua. Fatto questo, possiamo ovviamente selezionare quelle piante che sono resistenti e quindi poi incrociarle facendo un processo di breeding con le piante, con la varietà che viene coltivata. Riuscire a trovare piante che sono tolleranti agli stress ambientali, e in questi sono compresi anche tutti gli stress biotici, cioè quelli dovuti a patogeni, a batteri, a virus, a funghi, che ovviamente con il cambiamento climatico, cioè col cambiamento delle temperature, la siccità, l'umidità, eccetera, anche loro si è registrato un forte aumento. Trovare piante che sono resistenti significa poi diminuire gli input chimici che noi attuiamo, perché una pianta che diventa resistente all'infezione da un fungo vuol dire non utilizzare più agrofarmaci che vengono utilizzati per combattere questa malattia. Lo stesso, piante che diventano più tolleranti agli stress ambientali vuol dire anche diminuire gli input di agrofarmaci e quindi azoto, fosforo e così via, quindi tutti i nutrienti. Ultimamente sono state sviluppate queste tecniche che si chiamano TEA o MBT, che riguardano il gene editing. Sono delle tecniche, si chiamano proprio gene editing perché è come se facessimo una revisione della bozza di un libro, no? Troviamo una parola scritta in modo sbagliato e lì correggiamo la parola. Lo stesso lo possiamo fare sui geni, quindi possiamo non inserire un gene come si fa con gli OGM, ma qui possiamo entrare nel DNA della pianta, trovare il gene che noi vogliamo modificare e a questo punto togliamo una base, due basi, tre basi, ne mettiamo 10 in più, quindi è una modifica veramente precisa e piccolissima. Questo però
può essere fatto dopo che abbiamo fatto tutta la ricerca che dicevo prima. Cioè, una volta che abbiamo individuato qual è il, nel processo, ad esempio, di tolleranza alla siccità, qual è il gene che può dare questa tolleranza, allora noi possiamo modificarlo. E questo ci dà un vantaggio, è che noi possiamo farlo direttamente, ad esempio, nelle cultivar che vengono utilizzate in campo. E questo porta a un vantaggio in termini proprio di tempo, di anni. Non occorre più fare tutti quegli incroci di breeding, eccetera, facendolo direttamente nella cultivar potrebbe poi essere messa in campo nel giro di 2 o 3 anni, una volta effettuati tutti i controlli. Con l'ETEA noi andiamo ad indurre quello che noi genetisti chiamiamo una variabilità genetica all'interno di un gene specifico. È una cosa che succede normalmente, è sempre successa ed è alla base dell'evoluzione. Ad esempio, c'è un grosso processo di miglioramento genetico sulle mele per inserire un carattere di resistenza a un patogeno che è stato trovato nelle mele selvatiche. Allora si è fatto l'incrocio per inserire questo gene che portava queste mutazioni e poi dopo occorrono 10 anni di breeding per riportarci a quella che è la mela coltivata. Con TEA noi che cosa facciamo? Andiamo a modificare come si è trovato in natura quel gene che dava la resistenza, però lo modifichiamo direttamente all'interno della pianta coltivata. Quindi ci dà questo vantaggio di poter modificare un gene così come avviene in natura, però nella pianta che noi vogliamo. Ci dà un grossissimo vantaggio in termini di tempo. E noi in questo momento, con i cambiamenti climatici che stiamo osservando, di tempo ne abbiamo poco e dobbiamo assolutamente accelerare questo che è un processo naturale che avviene normalmente.